Buongiorno a tutti, completiamo un pochino il quadro della tettonica delle placche iniziato nel video precedente, dove abbiamo visto essenzialmente l'azione a livello dei margini divergenti. Nel caso invece che si parli di margini convergenti, andiamo a considerare un fenomeno fondamentale che è l'orogenesi. Quindi l'orogenesi è sicuramente collegata al fatto che c'è una collisione, come abbiamo visto l'altra volta, tra placche, che porta, diciamo, a un accrescimento dei margini crostali, ma porta anche a una formazione per unione, formazione di nuovi materiali che poi vanno a formare, nel milione di anni, vanno a formare le montagne. E si può avere uno scontro tra due placche continentali, in questo caso, oppure ci può essere anche un avvicinamento, uno scontro tra la placca continentale e la placca oceanica. Ambedue i meccanismi possono andare a determinare l'orogenesi. E molte volte, anche se la subduzione l'abbiamo sempre vista legata appunto con lo sprofondamento delle masse, l'abbiamo vista anche legata alle grandi catene montuose. Però la subduzione può anche in alcuni casi portare alla formazione delle fosse. E in questo caso c'è una crosta praticamente oceanica, un materiale crostale oceanico che fa parte di una certa placca che va a sprofondare sotto un'altra placca oceanica. La differenza tra le due placche può essere soprattutto in termini di densità. Ora, in questo caso può succedere che si formino appunto delle profonde depressioni, le fosse appunto, che sono diciamo le zone dove si può riassorbire la crosta terrestre. Ricordiamo che la crosta terrestre è soggetta a livello delle dorsali, è soggetta appunto a una fuoriuscita, quindi con un guadagno, tra virgolette, per la terra di crosta, ma il sistema delle fosse permette un riequilibrio appunto del bilancio di crosta terrestre perché lo sprofondamento della crosta può avvenire proprio a livello delle fosse. Quindi, quando c'è uno scontro tra le placche, in questo caso una placca oceanica e una placca continentale, ci può essere appunto il sollevamento della placca continentale e lo sprofondamento della placca oceanica più pesante, più densa. Questo può portare i materiali appunto alla formazione della fossa oceanica. È molto importante considerare il fenomeno di base che c'è all'interno diciamo, delle dinamiche dei margini convergenti. In questo caso ciò che avviene è la subduzione. Lo sprofondamento della placca più pesante, appunto, porta a diverse conseguenze. I materiali tendono a sprofondare e sprofondando trovano delle temperature superiori andando appunto verso l'interno. Questo può trasformare le rocce. Sappiamo che le rocce sono soggette a varie trasformazioni. Un tipo di trasformazione classica è quella legata alle rocce metamorfiche. Ad ogni modo, quello che può succedere è proprio questa trasformazione delle rocce. E è interessante osservare quello che succede lungo il piano inclinato. Queste zone che partono dalle fosse e che vanno in profondità fino al mantello, diciamo, nella parte superiore. È proprio in queste zone inclinate che si verificano grandi sconvolgimenti della crosta terrestre, perché ci sono attività sia legate agli attriti, sia proprio diciamo, al fatto che le rocce cambiando, trasformandosi, possono determinare zone di debolezza. Ci possono essere due situazioni praticamente, o si formano dei terremoti molto, diciamo, frequenti, ma di bassa intensità. Questo nella parte più superficiale, e questa formazione di terremoti è legata soprattutto ai grandi attriti che avvengono proprio a livello di queste superfici inclinate, questi piani denominati piani di Benioff. Oppure può avvenire a livello più profondo che per causa di, appunto, di pressione e di temperatura i materiali, in certi minerali, si modificano. Soprattutto si è vista l'associazione della modifica di un minerale, appunto, l'associazione con la modifica di un minerale con proprio la genesi dei terremoti, perché si determinano delle zone con della crosta, diciamo, terrestre molto più debole, delle zone di fragilità.
Le trasformazioni al quale mi riferisco sono quelle che riguardano il minerale olivina che si trasforma in un altro minerale chiamato spinello. Questo determina proprio delle fragilità, delle debolezze strutturali. È interessante considerare anche, oltre all'attività sismica, anche la genesi dell'attività vulcanica, perché proprio a livello crostale, superficiale, si ha una fuoriuscita di materiali che provengono dal basso, che possono, appunto, materiali che possono emergere in superficie, e questo può portare, nel corso di milioni di anni, diciamo, a dei corrugamenti a livello crostale che vanno a originare delle linee dette proprio archi vulcanici. Ecco che noi parliamo spesso di sistemi arco e fossa proprio per determinare quelle situazioni per le quali si determinano sia delle strutture legate ai vulcani sia delle strutture legate alle fosse abissali. Ora, se consideriamo il Mediterraneo, ci sono in effetti delle zolle legate appunto all'azione dei margini convergenti, delle zolle che sono molto più attive per quanto riguarda soprattutto l'azione sismica. Queste zone molto attive, zolle e zone naturalmente, che corrispondono a zone sulla superficie terrestre, sono legate alla Grecia e agli Appennini, soprattutto alla parte tirrenica. E per quanto riguarda l'origine dei terremoti, in effetti si può sempre pensare che l'origine principale, per quanto riguarda i terremoti nelle zone mediterranee, e le origini sono legate essenzialmente al fatto che le placche europee e le placche africane tendono a unirsi, c'è un'azione di compressione, di avvicinamento proprio tra i continenti. Questa grande compressione è infatti la causa principale della formazione di grandi terremoti molto intensi che riguardano il nostro paese. Però oltre a questa azione di compressione tra le placche, c'è anche un'altra situazione. Avvengono proprio delle subduzioni a livello delle placche a livello tirrenico. Questo porta all'espansione proprio del Tirreno, e porta a sconvolgimenti dato dal fatto che, come si diceva prima, le subduzioni vanno a modificare proprio la struttura interna, portando dei piani di debolezza. Questo porta all'attività sismica molto intensa che riguarda appunto l'Italia e riguarda anche il Mediterraneo. E per quanto riguarda le convergenze, quindi i margini convergenti, un'altra possibilità è che ci sia appunto uno scontro, una collisione, una convergenza più precisamente tra la placca oceanica e la placca continentale. Quando questo avviene proprio a livello, diciamo, esterno, per quanto riguarda i continenti, si possono formare delle lunghe catene montuose, come nel caso appunto della formazione della cordigliera delle Ande. Qui vediamo che le Ande si sono infatti formate proprio per i meccanismi di subduzione che sono stati conseguenti allo scontro tra una placca molto piccola, che è la placca di Nazca, che si è infilata praticamente sotto la placca sudamericana ben più grande. Questa subduzione poi ha portato diciamo, alla formazione di materiali che sono emersi a livello proprio costiero e che hanno formato le grandi catene, andine. Da considerare come collegamento all'azione dei margini anche la formazione dei vulcani. Dicevamo prima che i vulcani si possono formare sicuramente sia a livello dei margini divergenti, sia a livello dei margini convergenti. Quindi un'attività vulcanica è legata ad ambedue i meccanismi. E nel caso della formazione di un vulcano, la genesi prevede che il magma sottostante, che è il materiale incandescente, per motivi soprattutto di differenza di pressione con le rocce, tende a risalire e quando risale può avere due tipologie di, diciamo, di evento, di tipologie di comportamento, a seconda della composizione del magma stesso. Ci possono essere appunto delle azioni di scorrimento quando i magmi sono più fluidi, oppure delle azioni di esplosione quando i magmi sono più forti, più concentrati, più pesanti, diciamo. È molto importante anche la presenza dei gas all'interno del magma stesso, perché i gas possono sprigionare un'energia particolare tale da rompere proprio le particelle che compongono i silicati. Quindi qui può succedere che si formino dei frammenti del magma stesso
i quali frammenti poi nel corso degli anni possono depositarsi, possono sovrapporsi, quindi i frammenti più vecchi più giovani si sovrappongono ai frammenti più vecchi, e questo porta anche alla produzione di una montagna, appunto di un edificio vulcanico. L'edificio vulcanico però è molto differente, come si sa, dagli edifici come quelli delle montagne, soprattutto per la presenza, non solo per la genesi differente, ma anche per la presenza di un condotto vulcanico interno, un condotto che permetta la risalita di materiali fino alle zone appunto di apertura della crosta terrestre a livello dei crateri. Possiamo considerare come ultimo caso anche quello dei movimenti delle placche tra loro quando ci siano appunto degli scorrimenti. In questo caso c'è uno scorrimento in modo opposto dei margini di una placca rispetto ai margini di un'altra placca, e questo non comporta produzione di crosta terrestre, non ci sono cambiamenti per quanto riguarda né il guadagno né appunto la perdita di crosta terrestre. Quello che succede però a livello dei margini è la forte azione di sfregamento che porta a produrre grandi quantità di energia. Quindi sono gli attriti, in questo caso così forti, tali appunto sono così forti tali da determinare la genesi di energia che poi tende, diciamo, all'inizio a imprigionarsi all'interno delle rocce, a conservarsi, fino a che poi non si possono avere azioni di violenta liberazione di energia e quindi la produzione di onde sismiche, di terremoti molto intensi. E a livello di fratture, appunto, che vengono denominate faglie, soprattutto a livello di queste fratture sono le zone di debolezza dove appunto si possono originare i terremoti. La teoria poi che vedremo magari quando si parlerà dei terremoti, la teoria più accreditata tra gli scienziati è la teoria del rimbalzo elastico che andremo a considerare però in un'altra occasione. E se pensiamo quindi alle situazioni di margini trasformi, qui c'è uno scorrimento che appunto porta a un'azione conservativa. E tuttavia, pur essendo conservativa, non è sicuramente un'azione senza effetti, anzi è un'azione molto violenta che provoca spaccature della crosta terrestre. Qui è il famoso caso della faglia di San Andreas in California. Queste spaccature possono essere così forti da provocare, diciamo, dei distacchi, da provocare intere fratture della crosta terrestre, molto lunghe fra l'altro e anche molto profonde. Quindi nei margini trasformanti dobbiamo concentrare la forte sismicità. Diciamo che dove si trovano questi margini trasformanti possono coinvolgere diverse zone della Terra, sia a livello delle dorsali oceaniche, che possono portare appunto a una sismicità proprio presente a livello delle dorsali. Quindi per riepilogare ricordiamo che a livello delle dorsali è presente sia attività vulcanica sia attività sismica. Oppure ci possono essere altri terremoti a livello appunto profondo dove ci siano degli spessori crostali un pochino più sottili. E possiamo quindi avere diverse tipologie di terremoto. Sicuramente le zone dei margini trasformati sono molto soggette però come frequenza sismica. Vediamo da queste immagini l'impatto appunto del margine conservativi proprio in queste zone. Fra l'altro, questi terremoti possono anche avere, diciamo, delle conseguenze molto violente in termini di separazione di intere zone della crosta terrestre. Bene, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi incontri per quanto riguarda le scienze della Terra.